falling for nobody else but you. You caught my eye and I've got a... Tutti benvenuti in questo nuovo video. In questo video vedremo come avere dei boccoli così belli, naturali, morbidi, senza ferro, senza piastre, senza calore, senza stressare i capelli, senza niente di strano, ma solamente attraverso questi aggeggi così, che si trovano dai cinesi per pochi euro, 2 euro, e si piegano perché all'interno hanno un fin di ferro. E niente, vedete che il risultato è molto, molto naturale, cioè sembrano dei boccoli naturali che tengono belli. Vedete anche l'effetto così da dietro. E a me questa questa tecnica piace tantissimo, è facile, veloce e veramente, cioè guardate, cioè non so come farvi vedere, ecco, forse saltando, guardate quanto sono belli. E vabbè, basta, finisco di fare la scema e vi lascio subito al video. E se vi interessa questo trucco, vi ho fatto il make up tutorial in cui il mio ragazzo fa il voice over. Oh mio dio, vabbè, vi lascio al video. Ciao, allora, scusate la mia faccia struccata. Per fare questa acconciatura piega ci serviranno questi cosi qua. Io li ho comprati dai cinesi, sono un po' così. Questi li ho comprati dai cinesi, sono dei bastoncini con l'interno di un fil di ferro che si piegano. Vi faccio vedere semplicemente come li uso io. Allora, i capelli appena asciugati e quindi un pochino anche caldi. Allora, su di me reggono molto bene, vengono molto molto bene, anche se li tengo poco. Certo, se li tengo una notte intera, il boccolo, il capello diventerà molto più riccio. Ecco, visto? Oh mio dio, i messaggi. Allora, vedete? Vi faccio vedere meglio. Prendiamo una ciocca, io faccio così. Prendo questo coso da dritto, lo metto all'estremità, così, attorciglio la punta e poi tiro su, lo arrotolo su questo coso, così, fino a su, fino alla fine dei capelli. Poi una volta arrivata a questo punto, chiudo le due estremità su se stesse, così, chiudo bene e basta, ecco qua. E lo faccio su tutti i capelli. Vi dicevo, ovvio, se lo tenete più tempo, io una volta l'ho tenuto tutta la notte e ho avuto dei bei boccoli che mi sono durati tutto il giorno, però erano veramente belli. È un effetto bellissimo perché avete questo boccolo abbastanza bello e naturale, cosa importante. Non vengono stupidi o falsi come quando fate gli altri trucchetti tipo con la stoffa o quelle cose là. Viene un bel boccolo naturale, i capelli sono morbidi, cioè sembra che voi avete fatto i capelli con le piastre, con i ferri, quelle cose là. Invece no, e quindi rimangono anche morbidi, cioè sono bellissimi. Vabbè, io adesso faccio tutta la testa e poi vi faccio vedere com'è. Vedete, io ho fatto tutta la testa senza nessuna difficoltà davvero. Oddio, mi sono messa il dito nell'occhio, very good. Adesso vi faccio vedere che sono le 15:43, non so se si vede, penso di sì, vabbè, sono le 15:43 e quindi adesso non lo so quanto vi darò, adesso vado a registrare un altro video, qui mi trucco con voi, vediamo, li sistemo un po' così per reggerli bene e dopo vediamo come risponde. Ok, eccoci qua, mi sono anche truccata nel mentre e adesso sono le 16:48. Si vede, comunque più o meno è passata un'ora e andiamo a semplicemente ad aprirli così, vedete, e li srotoliamo, sì, facciamo giù, ecco qua, vedete quanto è bello morbido, e facciamo così per tutta la testa e niente, è molto semplice, l'ho detto, io alla fine l'ho tenuto su un'ora, ma guardate qua belli. Ovviamente meno li tenete e prima scenderanno, però se li tenete tutta la notte vedete bellissimi bocca, oh mio dio che belli. Ok, vado avanti per tutta la testa allora e srotolo. In più, allora, io li ho comprati, ecco, non vi ho detto dove ho comprato questi aggeggi, li ho comprati dai cinesi per 1,50 euro. E cioè c'è un pacchetto da 6 di questi, ne ho presi 2, però ogni pacchetto ogni 1,50 euro circa, quindi costano poco. Si trovano anche di varie dimensioni, quindi più grossi, più piccoli, più lunghi, più corti, insomma si trovano facilmente questi aggeggi ormai,
una cosa strana è come uno dire che sì, sono cinesi e queste sono cose in silicone, plastica, che cos'è? Penso sia un sì, più o meno plastica, silicone. E se li sentite hanno un odore strano, però io quando levo poi questi cosi, i capelli mi profumano tipo di vaniglia. E la cosa è bellissima, non capisco perché, perché questi cosi qua non è che profumano di vaniglia. Però dopo i capelli mi rimangono impregnati di un buonissimo odore, non so perché. Meglio, buon per me. Allora, ecco qua ho finito, adesso vi faccio vedere. Praticamente li ho, vedete, li ho srotolati tutti, li muovo un pochino, ok, vado a testa in giù, e ecco qua, pronti. Guardate che belli, naturali, morbidi, sono bellissimi, vero? No, mi piacciono da impazzire, da quando ho scoperto questi cosi li amo, cioè li amo proprio. Guardate che bello, poi danno questa acconciatura bella, sexy, elegante e un po' anni 60, comunque vintage, retro, che mi piace da morire. E poi sono, cioè vedete, non avendo messo niente, i capelli sono morbidi, guardate, è bellissimo. Sì, sono molto esaltata perché mi piacciono tantissimo questi cosi. E ecco qua. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Provateli perché tanto costano poco e non ci perdete niente. Veramente avrete un bellissimo effetto, un buccolato molto naturale. Che poi se volete li potete anche pettinare, potete fare quello che volete, ma sono bellissimi. Quindi niente, poi se troverò altre tecniche per fare varie acconciature vi farò vedere. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi è interessato, se vi è stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!